6 aprile 1972. Va in onda la prima trasmissione via cavo dei programmi di Telebiella. Inizia così la rivoluzione delle TV private in Italia. Dagli anni 70 ad oggi le emittenti televisive locali hanno fatto molta strada. Vi presentiamo alcune storie significative per un primo panorama delle TV private piemontesi. L'idea di una televisione diversa, di una televisione che allora chiamavamo libera, nasce da una storia mia personale. Quando ero molto piccolo mi regalarono una lanterna magica. Da quella lanterna magica è nata l'idea di comunicare alla gente attraverso le immagini. La legge non ti proibisce di trasmettere il tuo filmato, il tuo programma attraverso un cavo su altri televisori, ma te lo permette solamente se questo trasmettitore, diciamo, esiste nello stesso stabile, cioè non deve attraversare il suolo pubblico. Deve essere ricordato un avvenimento abbastanza importante che risale ancora prima, ed è l'esperienza dei fratelli Judica Cordiglia di Torino, i quali nel loro condominio trasmettevano il loro telegiornale, giocavano, erano studenti, giocavano a fare la televisione. In quel periodo io facevo l'inviato speciale della radio, della televisione svizzera a Locarno, e vedevamo una televisione che parlava in lingua tedesca, parlava in tedesco. E qui mi è nata l'idea, dico, allora bisogna fare una televisione che vada oltre l'angolo, diciamo, del condominio. Non era molto semplice perché la legge non prevedeva appunto il passaggio sul suolo pubblico, e soprattutto non prevedeva nemmeno l'esistenza di una televisione che non fosse quella della RAI. I TG regionali della RAI nascono il 15 dicembre 1979 nel quadro di un disegno di riforma del sistema radiotelevisivo. Era un modo nuovo di collegarci col territorio. L'idea era che non conta solo Roma, Milano. I TG non potevano essere solo bipolari Roma, Milano. La realtà italiana è complessa, e quindi questa espressione del territorio, della politica, della cultura, l'esistenza di alcuni segni di informazione locale sono stati un segnale per la RAI. Io penso Telebiella, per ricordare quella più pionieristica. ...1974... la televisione privata non esistesse, esisteva come idea, era esistito il vero pioniere che in questo caso era stato Telebiella, ma in realtà era ancora un reato. Dal 1 luglio del 74 non lo è più. Non è più un reato perché la Corte Costituzionale abolisce l'articolo del codice postale che appunto attribuisce in esclusiva e quindi in monopolio allo Stato qualunque attività radiotelevisiva. E quindi la situazione italiana era in realtà l'avanguardia europea, ma possiamo anche dire quasi l'avanguardia nel mondo, perché da nessun'altra parte del mondo succedeva che la possibilità di cominciare a pensare a come diffondere televisione fosse in realtà libero perché non c'era nessuna norma. Quindi via etere. Eravamo al pionierismo della televisione privata. Non molto tempo prima nacque la mitica Telebiella di Peppo Sacchi e Enzo Tortora. Televox era una televisione certamente di impronta cattolica, anche semplicemente perché i proprietari erano i nipoti di Monsignor Capovilla.
sono tanti gli imprenditori che in quegli anni avevano sostanzialmente 17, 18, 19 anni, l'età in cui Mauro Pagliero insieme a Mario Griselli della Videolook di Caluso incominciarono veramente, anche qua do un'accezione positiva al termine, a giocare a fare la televisione. Perché hanno cominciato? Perché avevano le competenze tecniche e avevano davanti quella che era a quel tempo, in assenza della legge Mammì, arrivata decisamente tanto tempo dopo, avevano davanti un'autostrada aperta che era sostanzialmente l'etere. Teresa Ualpina ha sempre avuto questa connotazione di appartenenza stretta alla Chiesa Cattolica. Era la televisione della diocesi, proprietà della diocesi di Torino, con l'ambizione di offrire un servizio a tutta la regione e a tutte le chiese del Piemonte. L'altra cosa che ha caratterizzato sempre l'emittente è un'attenzione particolare all'informazione. La prima esperienza nasce nel 1989 con la nascita di una emittente. Questa emittente si chiamava, perché ahimè non esiste più, si chiamava Teletime. Certamente l'esperienza di Teletime è stata un'esperienza nata sull'entusiasmo del suo imprenditore, a supporto dell'attività commerciale del suo imprenditore, ma che pian piano ha cominciato a evolversi e nella ultima parte del mio lavoro a Teletime ha in qualche modo provato ad avere un palinsesto il più ampio possibile con le produzioni maggiori possibili. La sede di Televox era una sede nella cripta della chiesa di San Tommaso e vi era una sorta di palchetto, una telecamera fissa, una scrivania, in una sorta di loculo a fianco c'era, tra virgolette, anche qua la regia, che era formata da Ferdinando Nando Capovilla, che coordinava un po' i vari appuntamenti, coordinava gli appuntamenti con quello che allora andava in voga ed era le telefonate in diretta e senza filtro. Il TG regionale era interessato alle televisioni locali, non a quelle ovviamente commerciali, ma ad alcune televisioni significative che esprimevano un pensiero. Ho citato Telebiella, ma grande è stato il contributo di Videogruppo nella posizione della sinistra, o di GRP come espressione dell'area moderata, di Telesubalpina per il mondo cattolico, diciamo di Telecupole per il cuneese, certamente ne potrei citare anche altre. Quindi queste TV private hanno svolto una funzione di stimolo, anche perché il TG Piemonte deve rappresentare tutto il territorio. L'esigenza di far nascere una TV credo che sia venuta in mente ovviamente agli editori Pier Maria e Luigi Toselli, vedendo che in Piemonte ne erano già nate altre, non molte, ma qualcuna era già nata, e la provincia di Cuneo mi pare che all'epoca fosse sguarnita di televisioni. Diciamo, sono persone inventive che raccolgono le novità ed è per questo che si lanciarono in questo progetto, che poi è stato un progetto fortunato. Io sono arrivato a Telecupole nel 1981, Telecupole era nata da qualche anno, ma da pochissimo, e proprio in quel periodo si cominciavano a fare i primi programmi. C'era molta buona volontà, tanta inesperienza da parte di tutti, gli editori erano disponibili e molto comprensivi nei confronti sia dei giornalisti che degli operatori, nel senso che c'era in atto una sperimentazione dei programmi. Io mi sono occupato fin da subito dell'informazione, l'informazione che era costituita soprattutto da un telegiornale che andava in onda in tre edizioni. La formula, diciamo, diversa dagli altri telegiornali che noi lanciammo subito dall'inizio, fu quella di avere in studio un ospite. Per il senso di Telesubalpina aveva alcuni pilastri fondamentali. Il primo era quello dell'informazione.
che voleva dire telegiornale, con almeno due edizioni, tre ad un certo punto, programmi di approfondimento, alcuni appuntamenti fissi il venerdì sera piuttosto che il martedì sera, con programmi di approfondimento di vario genere, sociale, politico, economico e via dicendo, rubriche settimanali legate sempre al mondo dell'informazione, all'universo dell'informazione, informazione per capirci laica e religiosa. Per cui questo era il primo grosso pilastro della produzione locale. Se ricordo bene, questo copriva un abbondante 20-25% del palinsesto, che è molto. Io ricordo che personalmente che non erano poche le sere che tornavo a casa verso mezzanotte l'una, perché mi fermavo con l'operatore al montaggio del servizio, perché volevo che il servizio dell'indomani fosse un servizio perfetto. Ne ricordo uno che aveva fatto un certo clamore, che era piaciuto molto, perché eravamo andati in un convento di clausura, qui di Bra, qui vicino, e avendo naturalmente i permessi necessari, e le suore si erano prestate a recitare tutte le parti che noi avevamo voluto far loro, tant'è che era avuto un servizio che descriveva tutta la loro vita dal mattino alla sera di una settimana. Fu un servizio molto bello che richiese giorni e giorni sia di riprese e alcune ore, numerose ore di montaggio. Cioè, allora si facevano anche queste cose, credo che fossero il fiore all'occhiello della TV. La legge Mammì sulle telecomunicazioni degli anni 90, frutto dell'accordo tra la RAI e Berlusconi, è stata molto negativa per l'emittenza privata, perché ha tagliato il bacino pubblicitario. In realtà la legge Mammì ha fatto sì che su 100 euro che si spendono in pubblicità, più di 60 vanno a Mediaset e RAI, con una preponderanza di Mediaset, e alle TV locali sono state lasciate le briciole. Questa legge ha molto indebolito questo settore, che ha cominciato a declinare, e credo che sia stato dal punto di vista culturale e informativo un delitto, perché tranne poche reti commerciali erano un obiettivo contributo al pluralismo politico. La situazione poi è ancora peggiorata in tempi più recenti, perché la legge sul digitale del ministro Gasparri ha chiesto alle TV private degli stanziamenti impossibili in assenza di interventi pubblici nazionali. Quindi diciamo che le TV private sono state colpite dalle legislazioni nazionali dalla metà degli anni 90 a oggi, e credo che questo sia una perdita dal punto di vista culturale. Una delle problematiche più gravi forse del mondo dell'emittenza locale è stato quello di non collaborare insieme. Forse se ci fosse stata una maggiore sinergia fra le varie emittenti locali di una regione, adesso facciamo l'esempio nostro della regione Piemonte, probabilmente tante difficoltà si sarebbero limate, e forse oggi alcune televisioni avrebbero meno angosce e meno fastidi anche di tipo finanziario. Le televisioni locali sono la vera voce di un territorio. Nel momento in cui si spegne una televisione locale, si spegne una parte della possibilità di dare voce a quei territori come il nostro, che è un territorio di frontiera, che è un territorio che sta un po' ai margini del nostro paese.